Ciao a tutti ragazzuoli, buona vista dal vostro Ettore Dio della Pegnabra. E fin da se andiamo a Musè e Spagnolo. Woohoo! Tutti ragazzi, allegria, gli auguro a tutti voi il calcio sport più bello del mondo. Oggi possiamo dire allegria. Se avessi fatto ieri il video, mi avreste visto triste, ma avreste visto e depresso con la sconfitta dell'Italia. Italia che non scende mai effettivamente in campo, quasi possiamo dire. Spagna l'attacco subito con tutti i suoi effettivi, Yamal, Morata, con tutti i tiri, Williams e gli altri, Williams vengono parati da Donnarumma, fino a quando al 55esimo purtroppo. Cross del Williams, deviazione dell'attaccante Morata, la smanaccia da Donnarumma e la manda in rete nella sua porta lo stesso, Calafiori. Siamo arrabbiati con lui per questo grave errore, sicuramente quasi imperdonabile, però comunque sappiamo che non l'ha fatto apposta e quindi lo graziamo, però stavolta sarà perdonato, dai, perdoniamolo. L'Italia poi un colpo di tacco, vabbè, dall'alleggerimento di Cristante, tiri fuori di Chiesa, ma non so, i veri e propri tiri in porta, non ho mezza rovesciata dello stesso Calafiori per farsi perdonare che manda fuori, niente di che purtroppo. Questo è lo super sfogo, ragazzi, perdita dell'Italia, insomma sconfitta, perdita schiena, tutto quanto, ragazzi. Siamo dispiaciuti, però bisogna sempre credere negli azzurri, quindi sempre comunque forza azzurri ed Italia, e cerchiamo di pareggiare o battere la Croazia, mi raccomando. Beh, il libro di Pinocchio è terminato, finito di leggere, lo dico qui come anteprima del video di domani, in cui vi dirò la parte che mi è piaciuta di più, come gli altri libri. Parleremo del libro di Pinocchio, come abbiamo fatto i giorni precedenti. A presto, e qua da casa mia è tutto con vista sulla strada. Buona la prima, quella rimangia la prossima schedina. Buona la prima.